Sì, Marco, siamo proprio in diretta qui nella sala stampa del Claudio Tomei di Sora. Siamo con Mister Cappellacci, a cui ho dato in diretta, tra virgolette, i risultati del Campobasso e della San Benedettese. E l'amaro in bocca è raddoppiato, se non triplicato, mister, vero? Tu lo sai che a quattro occhi si può dire quello che vogliamo, ma io ho il mio cliché Da da rispettare. rispettare. Sì. Noi interessa solo le nostre partite. Però, Chiaramente, mister, quando le vinci, poi quando le perdi, ci dà fastidio. Oggi, tanto perché verrò già alla tua domanda, non è che abbiamo fatto una brutta partita, ma la prima mezz'ora potevamo farla meglio. E lì si sono viste tutte le qualità di questa squadra che ne ha, soprattutto in questo periodo, soprattutto in casa, che sta facendo molto bene. E noi, insomma, potevamo essere un po' più bravi all'inizio. Poi era difficile perché la partita, quando si mette in questa maniera, con questo tipo di squadra, con questo tipo di squadre che hanno anche un tipo di obiettivo diverso dal nostro, non è facile venirne fuori. Noi abbiamo alla rinfusa cercato, soprattutto nella parte finale, di tirare qualche pallonata dentro, e non siamo riusciti a pareggiarla almeno. Però, mister, allora, nel primo tempo, dopo 4 minuti, una traversa, io ho detto casuale, quella di Origlio sul pallone messo al centro, e poi però altri due legni, sempre con Angiulli, che ha cercato forza e precisione, e purtroppo non è andata bene. A proposito di obiettivi adesso, qual è quello dell'Aquila? Perché ovviamente dobbiamo cominciare a parlare, non dico di un resoconto finale, però se il Campobasso, pur pareggiando, ha guadagnato su due squadre forti come la vostra e quella della Samb, è già un segnale, la tua esperienza ci può dire questo, confermarlo? Allora, il segnale è che non lo scopriamo adesso, che questo è un campionato dove, o per non troppa forza delle squadre di vertice, o perché le squadre che lottano per i play-out o comunque che lottano nella zona bassa della classifica sono comunque molto forti, quindi non si sa di chi è il merito, di chi è il demerito, ma le partite da affrontare sono sempre difficilissime. E lo sono per noi, lo sono pure per gli altri. I nostri obiettivi non cambiano domenica dopo domenica, perché noi già tempo fa ci eravamo detti che dovevamo pensare a fare. Mi ricordo che mancavano 12 partite e che si faceva un raffronto di quello che poteva essere il nostro percorso. Avremmo dovuto vincere tante partite per poter sperare di rimanere aggrappati là davanti, e se così fosse stato, magari saremmo aggrappati, però. Purtroppo questo è il campionato e vincere le partite non è facile, né in casa né fuori. Vale per noi, come ripeto, e vale pure per gli altri, però insomma, l'obiettivo è sempre quello di fare la partita che devi fare, di vincerla quando puoi. Oggi, insomma, potevamo non perderla, potevamo anche vincere, ma in fondo l'abbiamo persa e gli altri non hanno rubato nulla. Dobbiamo pensare solo alla prossima, perché poi dopo la prossima avremo anche due partite, insomma, che diventano interessanti, ma adesso al di là della classifica, per la squadra, per valutare proprio a che punto siamo arrivati, perché arriveremo a Vezzano e a San Benedettese, e per la gente, perché comunque noi le soddisfazioni ce le vogliamo togliere da qui alla fine. Mister, a proposito di questi scontri che ha appena citato, San Benedettese è rimasta a 2 punti, ha accorciato ovviamente di 3 l'Avezzano. Punto interrogativo. Il secondo posto però potrebbe essere un obiettivo già importante per una formazione, la sua, che tra virgolette è da considerare, anzi senza virgolette, una neopromossa. O si può continuare a sognare? Ma no, cioè, ci può stare che tu possa insomma, avere posizioni di classifiche diverse ogni domenica, e non puoi mai sapere come arriverai alla fine. Quindi porsi un obiettivo non ci sta, perché poi non è che tu hai a che fare con delle partite e dici: vabbè, io gioco con le ultime tre che hanno 5 punti in classifica, allora fai dei conti. Qui devi pensare al primo posto, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto, e non al sesto, perché il sesto sarebbe brutto. Quindi Però questo, cioè, va bene, la mister. classifica, pensare alla classifica, o meglio, pensare alla posizione di classifica è veramente sciocco in questo momento. Dobbiamo pensare a vincere la prossima, che è il Fossombrone, che è un'altra squadra di quelle che per batterle bisogna fare grandi partite. Prima di lasciarti,
sei tornato sulla panchina dell'Aquila col Sora, battendolo, soffrendo, e si è completato il tuo girone, chiamiamolo così. Ti dai un voto se te la senti? No, no, ma che fai? Ricominciamo che quella cosa, hai visto il cazzo combinato? Scusa, dai, lascia perdere. Ma non l'ho combinato io, hai detto tu che tornavi a fare gli arrosticini. Avete tagliato la cosetta finale? No, mister, non l'abbiamo tagliato. Sì. Girava su WhatsApp, ovviamente. Sembrava che io fossi venuto assolutamente là. Assolutamente no. Tu mi avessi fatto questa domanda e io dicevo, vabbè, e me ne sono andato. No, no, tutti no, quanti ci sono matto. No, mister, però non è stata tagliata da noi. Ovviamente noi carichiamo i filmati su YouTube, poi uno scaricandoli fa quello che vuole. Questo, mai mancato di rispetto, questo è poco ma sicuro. Beh, non l'avresti fatto comunque. Non me la sarei mai aspettato. Comunque, questa è la sostanza, quindi io non mi fido di te e quindi potresti aver fatto il giochetto. Va bene. Quindi mo ti devo salutare perché mi sei antipatico. Va bene, ciao mister.